Esamina. So anche questo, ora che ci penso. E visto che siamo qui, tanto vale. Che alla. È diventato Alice nel Paese delle Meraviglie. Ok, qualcosa mi dice che lì non posso andare. E quindi andiamo. Che bel posticino a meno. Sembra Skyrim. Non so, qua c'è qualcosina. Ehi, ha voglia. C'è tutto un sentiero misterioso, ma non c'è niente che effettivamente ci interessi, quindi andate a fare in culo. Falò, questo ci interessa. Cioè abbiamo anche un'umanità per. Abbiamo un'umanità per tornare umani prima di tutto. E poi una per ravvivare la fiamma. Così anche qui 10 fiaschette on shoulders. E stiamo riposati. Avanzamento di livello. Insisterei sulla stamina che con questo spadone ci serve stamina. Salve! Non si disturbi. Bastardo! Bastardo, bastardo, bastardo! Proprio in gruppo, ve lo dico. Siete una manica di pezzi di merda. Mi hanno tolto metà vita, soprattutto. Dettaglio non trascurabile. Il posticino innevato. Ho visto una roba che saltava dalle. Sì, ma quanti cazzo siete? Proprio detto. No. Perché lo so? Ah, ho visto la freccia in. Ecco, ero convinto di avere lo scudo. No, quelli no. Proprio è abbastanza palese che è il caso di non avvicinarsi. Meno male che il bishop. Torco Giuda ci è mancato poco. Perché quella è tossicità. Tanto per cambiare. Pure qui. Sono stato due coglioni come come una villetta schiera. Lia, ecco qua. Un'altra volta. E vai al falò. Porco di un Giuda. Ma uno non può ogni volta arrovellarsi dietro a sta maledetta tossicità. Ho già capito che anche sta zona proprio sarà un capolavoro. Io quasi quasi. I tumori piromanti non li attacco neanche perché tanto ho capito che da sta cosa della tossicità non se ne esce, quindi andate a quel paese. Ma loro mi stanno seguendo, quindi fanculo. Devo scappare. C'ho un topo bianco. Che ho risaputo sono più resistenti di quelli normali. No, porca miseria, è venuto qua. Facciamola passare sta cacchio di tossicità perché io ne avrei le palline un po' piene, capisci? Erano due, l'altro dov'è? Ecco qua. Una fiammata in bocca mi sono preso. Capito che questi è un attimo che ti viene. Fanno la tossicità. Combattiamo il fuoco col fuoco, va? No. Come hanno detto. Proviamo così. Non l'ha centrato manco una volta. Molto utile sta piromanzia. Devo dire. Perfetto, abbiamo evitato la tossicità. Bisogna prenderli molto dalla distanza questi. Proprio molto. Allora, lì ci sono tante cose belle. Tipo un pezzo di merda che si diverte con l'arco. Altri due pezzi di merda che muoiono a velocità ipersonica. E sti cacchio di tumori ambulanti che mi avrebbero un attimino dato fastidio. Bella cosa l'affondo di questa spada. Scaccia praticamente a casino chiunque. È un aiuto incredibile. Oh, porca puttana, ce n'era un altro. No, è inutile. Quanti sono di questi tumori ambulanti fastidiosissimi? Quella specie di mostro schiferrimo.
Se resta dove mi fa una cortesia. Anzi, mi sa che è molto probabile che andiamo noi a prenderlo, esatto. Ma stai calmo anche tu, eh. Già. Già la situazione qui è quella che è. Bloccalo per cortesia. E mandiamolo via a morire. Madonna, se è comodo a fondo di questa strada, perché te li spinge proprio a fanculo. Oddio. Io quel drago l'ho già visto da un'altra parte, non è il massimo. Ok, tu muori. Che pensavi di prendermi per il culo, invece. Si è preso una sciabolata morbida. Lì, tra le altre cose, ci sarebbe anche la nebbia, quindi... tanto mi dà tanto. Tu cozzo quella cosa. Uno schifo di bestia, ecco cos'è. Ma che faccio di danno. Ok, ci sei morto male, come ti me. Come è giusto che sia. Ce ne sono altri per casa, no? Non è che mi arrivano sgradite sorprese. Sì. Scendi veloce, cucureddu che qua è tutto abbastanza pericolante e non a norma soprattutto. Questo posto non rispetta le più basilari leggi di sicurezza. Quello da dove cazzo è uscito, scusa? Ok, andiamo con calma. Madonna, una strage. Ok, con calma. E ci muori tu. Tutti quelli che ti conoscono. Ok, ancora 8 fiaschette. Decisamente. Mi considero decisamente fortunato. Pietra rossa. Ah, questa è quella per invadere, ok. Non mi aspettavo di dover fare tutto questo casino per arrivarci, ma grazie lo stesso. No. La scala per scendere non è questa. E quindi dobbiamo andare avanti. Soprattutto beviamo. Lo schifo ambulante io non lo vorrei neanche toccare, però. Nel dubbio. Na 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 na. Meglio di no, abbiamo capito la lezione. No, meglio di no. Però ci provo io ad ammazzarti. Altro che ha fatto serata, vedo. Chi mi ha colpito, scusate? Nope. Vai, affanculo tu e la tossicità, su. Una scala con un portone familiare, aspetta un po'. Chiuso da qualche marchingegno, ok, niente da fare. Da qui siamo saliti. Ah vabbè, dobbiamo andare per forza giù. Ok. Come l'ho detto, c'è già la nebbia. Questo non è rincuorante. Ah, pensavo fosse già il boss. E quella è palesemente una roba di Asterix e Obelix. Cioè, proprio toglie gli occhi a un cieco. Sono i tumori morti di prima. Aia, un'umanità. Nel frattempo mi sono preso una freccia nel culo, non nel ginocchio, come Skyrim. Questa è palesemente la falange di Demon's Souls, proprio. Non ci ho giocato tantissimo, ma questa la conosco. Aia! Non fate gli stronzi. Ecco, va un altro. Con loro stai parlando. Santa salacca. Questa? Dimmi che è quello che penso. Dimmelo. Grandissimo! Grandissimo. Numero uno. Non potevo chiedere di meglio. Peccato che ci servano altre anime che in teoria abbiamo, perché abbiamo 75 milioni di anime di guerrieri coraggiosi che però sono tutti morti. La faccia del coraggio. Siamo schizzati a 40.000 anime. E ne abbiamo ancora, eh. Questo perché sono stupido e non me lo ricorderò mai di usarli.
sono pure tante, cioè tanto vale approfittarne, perché per esempio qua non abbiamo ancora trovato boss, quindi converrà anche usarle tutte. E direi che adesso facciamo i grandi livelli e direi che siamo pronti. Ci siamo rifatti l'armamentario. Adesso io mi girerei la zona visto che possiamo. Vedo già qualche forestiero pronto ad accoglierci. Me lo fate apposta, ditelo. Ok. C'è un altro che arriva dalle montagne. Preso al volo e ucciso senza troppi complimenti. Altre anime di altri guerrieri coraggiosi di sta minchia. Oh, ci stanno invadendo. Un altro botte. Che cazzo c'ha in testa? Però non sembra molto resistente. No, quella piromanzia la conosco e non farà in tempo a usarla. Però voglio tantissimo il tuo elmo. Composo ci ha dato una frusta e 30.000 anime. Aspetta un po' che faccio un altro. Che faccio un altro viaggio a livellare. Che insomma, ci è convenuto alla grande, direi. Adesso un altro livello a forza e a destrezza, perché insomma. Ne abbiamo fermamente bisogno. E vaffanculo. La falange qui mi fa pensare che potrei provarla la bufera di fuoco e non ha colpito quasi nessuno di loro. In compenso io sto rischiando di morire, proprio efficacissima questa piromanzia. L'unico problema dell'affondo di quest'arma è che ti lascia scopertissimo per troppo tempo. Tu rischi la morte più o meno ogni volta che la usi. E non è una cosa simpatica. Questa è chiusa. No, non ci posso. Non ci posso entrare. Ecco qua. Ho preso un paio di fiocinate nei coglioni. E ancora. E ancora. E ancora. E sono morto come una testa di cazzo. Come la testa di cazzo che sono. E rifacciamo. Rifacciamo perché ci tocca, direi. C'è una scala qui, ne approfitto un secondo. Non vedo niente di particolare. A parte questo. È una mega trappola soprattutto. Chi è che mi sta colpendo con questa... Oh, ecco, c'è l'arciere di prima, ecco chi è. Proprio l'arciere del pezzo di prima. Qui che c'è? E sono curioso, a questo punto eludiamo la falange. E qualcosa mi dice che pagherò col sangue la mia curiosità. E infatti ci sono delle robe inquietantissime. Sto per morire tipo, ecco, un'altra volta. E come al solito, la lezione numero uno è sempre quella, ragazzi. Fatevi sempre i cazzi vostri. Ma ciao, cucureddu! Quanto tempo è passato? Quante bestemmie abbiamo tirato all together everybody? Ma adesso credo che siamo qui pronti per risolvere tutto quanto e soprattutto andarcene da questo inferno dipinto. Visto che ho fatto un po' di giro di farming e ho trovato un po' di cose simpatiche lungo la strada. Tipo ho trovato la leva che ha aperto la cancellata gigante che c'era dall'altra parte. E quindi qualcosa mi dice che abbiamo anche... Siamo pronti ad affrontare un boss. Abbiamo Morgiana, bel nome, complimenti. Io inizio ad avviarmi, evocazione fallita ci mancherebbe, mi stavo quasi preoccupando. E dicevo, mi avvierei a fare i grandi culi pure da queste parti. Riproviamo a evocare la signora Morgiana prima di andarcene. Credo ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo prepariamoci il terreno facendo i grandissimi culi. Abbiamo anche cambiato piromanzia. La bufera di fuoco non è che sia stata un successone. Adesso abbiamo l'ondata infuocata che è tipo un lanciafiamme. Schiviamo i nostri amichetti della falange prima che usino il nostro culo come un puntaspilli. Ci stanno guardando lì molto incuriositi. No, aspetta, non stanno guardando. Stanno anche entrando, porco Giuda. Mi sa che mi conviene andarmene.
E a giudicare dalla dal lunghissimo corridoio, mi sa che c'è un boss, così a intuizione. Quindi probabilmente riusciremo ad andarcene da questo mondo del cazzo. Non che quello che ci attende fuori sia molto meglio, visto che siamo bloccati ad Anorlondo. Tac! Imboscata sgamata alla velocità della luce. E anche qui. E quanti cazzo siete? 1, 2, 3, 4. Ok. Oh, che cazzo! Madonna, proprio il posto migliore dove trovarti a te, eh? Cioè, per carità, gli faccio anche un certo danno, però, insomma, 5 minuti prima di un boss non è che sia proprio il massimo della vita. Minchia, muori. Solo per questo devi morire. C'è lo stack on drop, titanite grande. Queste ci fanno molto comodo. Mi tocca bere di straforo una fiaschetta. Qui sotto non c'è niente? No? Ok, possiamo andare. Il nebbione è lì che ci aspetta. E non può essere altra cosa se non un boss. Vedo anche una roba che sporge dalla nebbia, è possibile? Eccoci qua, salve! Lei sarebbe? Spilungone. Aspetta, più che altro qui dietro che c'è? Perché non vorrei... Caduta imminente. Ehi la Peppa! E che è sta roba? E soprattutto io ho visto una cosa che voglio immediatamente, subito, now. Subito! Non me ne frega un cazzo! Adesso ci facciamo tutta la run con questa specie di preservativo in testa. Però immagino abbia anche degli effetti particolari. Aspetta. No. È semplicemente un elmo molto stupido. Oh. Ce ne siamo andati. Vabbè. Niente boss. Vorrà dire che si torna a cagarci la minchia da Anorlondo. Meglio di così si muore, ragazzi. Mi raccomando, prendi la rincorsa, Cucureddu. Bellissimo questo suono